Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie NG. Oggi siamo qui con Punny. Ciao a tutti ragazzi. E aspettate un attimo. Ok. Oggi andiamo a raccogliere la paglia. In pratica la trinciamo. E cos'è che non va? Ah, bisogna di spiegarla. Sì. E appunto Pronti. oggi andiamo a fare trinciato di paglia. Ecco, finita sta riga qua, dimmi quanto è il rimorchio, così mi regolo un po'. Perché l'altra volta, non so, magari. Boh. Allora, siamo già all'8% con 4.812 litri. Ah, ok, già bello pieno sembra. Al Sì. massimo, visto che siamo in due, possiamo. Dopo portiamo qua anche l'altro trattore. Così riempiamo prima i mezzi e poi andiamo insieme a scaricare. Sicuramente riempiremo. No, beh, non sicuramente, però presumo che la riempiamo tutta, una trincea. Ok. Voglio. Ah, ecco, volevo dirvi che con la Gold Edition avevo penso che fine di questa settimana o inizio della prossima. Vedrete un breve film video con un po' i vari mezzi e le varie lavorazioni. Perché avevo detto che avevo due sorprese, quindi ho detto questa qua ve la dico già, l'altra la sapete, che sarebbe di quella piccola serie, sì. Perché poi i mezzi non è che offrono molto, almeno i trattori c'è solo il Forterra, che è un po' di cavalli. E niente. Non so bene quando, però penso fine o inizio di fine di questa settimana o l'inizio della prossima. Adesso qua riesco a non buttarti giù, sì. Sì, beh, adesso direi facciamo sta parte qua piccola, piccola, si fa per dire. È giusto. Sto pezzettino qua. Poi pensavo anche di trinciare il campo quello lì vicino al biogas. Adesso non mi ricordo bene il numero, però quello lì attaccato. Dovrebbe esserci orzo o frumento. Passiamo con la trincia, l'altra barra da 6 metri lo ripuliamo. Tanto ti vedo quasi già quasi pieno. Sì, sono già all'80. Ah. Facciamo le strisce piccole intanto. Così. Ok. Viene fuori parecchio, qui. Sì. Ogni campo ci dà un bel guadagno qua. Dopo, avevo messo i nastri come mod. Poi vediamo se utilizzarli. Magari la prima volta sempre con la pala e poi magari usare i nastri più Beh, io sono avanti. già pieno, 100%? eh. Sono al 99. Vabbè, aspetta. Carichiamolo tutto. Vai, arrivato, Ok, 59.000. vai pure a scaricarlo, che io vado a comprare, sì, a comprare, vado a prendere il man. Già che ci sono. Comunque la trincea, sai quella là che ho detto, giusto? Sì. Faccio vedere, è questa qua. Questa qua da sola. Perché le altre due sarebbe da riempire tutte e due insieme, che sta meglio. Noi prendiamo il man e lo portiamo giù. Sì, il man, il Lamborghini, ecco. Adesso qua mi metto un po' sulla destra, se no ci scontriamo. Sì. È Sì, beh, anche se metto sulla destra lo molto spazio è stretto lo poco. stesso. Anzi, ora l'accosto io. Ah, beh, vai pure che. Ah, sì, ma ci passi. Ecco. Pari pari. Sì.
Ma già che la notizia fresca, ho visto che su Modoster è uscito un G240 e poi il rispettivo trattore della New Holland che cambia soltanto le texture, che se non mi sbaglio 8970, una cosa simile. E sono fatti, non sono conversioni, sono fatti da zero da un modder inglese, mi pare. Sì, dovrebbe essere inglese. E ve li consiglio. Non so se ci sarà una presentazione o qualcos'altro, però ve lo dico già. Intanto giriamo in cerchio. Poi un'altra cosa, ecco, visto che su Eurotrack vi è piaciuto molto, mi dispiace per il fatto dell'audio, che era un po' la prima volta che registravo con quel gioco e sentivo solo il motore dallo Scania, però non l'ho caricato soltanto perché sarà stata la terza volta che registravo senza che registravo realmente, perché col programma di registrazione ho fatto un po' di casini. Pensate che l'ho registrato alla fine con Fraps, perché col programma non sono riuscito, su OBS non sono riuscito. Con Fraps il file registrato senza editare il video, pensate, è uscito 33 me eh sì, mega, 33 giga. E mi sembra un po' tanto. Un po' troppo eccessivo. Sì, ho fatto una prova con i video che faccio di solito su farming e così via. Un video di 10 minuti all'incirca è 600 mega, quindi guardate voi la differenza. Cos'è? 60. Almeno 40 volte più pesante è Fraps. Quindi dalla prossima volta si utilizzerà sempre OBS, perché era un po', non sapevo bene come impostarlo, perché ho dovuto cambiare alcune cose. Tanto è bello cumulo il rimorchio dietro. Sì. Riempie abbastanza le svelte. Sì. Adesso giro subito a sinistra intanto. Ah. Lasciamone pure indietro un po' che concima. E poi dovremmo, ecco, dovremmo anche iniziare a comprare qualche animale. Io direi tipo di puntare sui beef, quelli lì. Aspetta, sono Gian Piero, Ah. vado a cambiare rimorchio. Ok. Intanto dovremmo iniziare anche a comprarci un po' gli animali. Ad esempio, io pensavo sui beef, quelli lì dove abbiamo i mezzi a casa, ecco. Lì sarebbero i beef 1. Boh, ho fatto la presentazione, ma dovrebbero essere i beef 1. Poi ci sono anche i beef 2, ovvero a seconda stalla. Ah, vai subito a svuotarlo? No, no, Ah, lasciavo qui ok. nel mio campo così Sì. prendevo quest'altro. Magari, aspettate, faccio vedere quanto costano. Adesso ho risolto anche, mi sembra di aver risolto il problema del mouse che è tutto sballato. 250 euro l'uno. Sì, ci potrebbero stare. Oppure. No, vabbè, ma. Non so però se. Ti sto vedendo ancora senza il camion. Era proprio epico sta roba qua. Tipo quella volta là con il T6. Si vedeva il rimorchio e basta. Adesso Rimorchio fantasma. giro qua a No, il camion destra. fantasma. Non so, è presente che per i pig gli va la paglia, ma secondo te le balle le accettano? Non ho mai provato, Mirko, te lo so dire. No, beh, se no andiamo su, direttamente sui beef che sono lì attaccati a casa. Anzi, sono in casa praticamente. Ah, e poi già ci sono anche le trincee lì, ma almeno quelle dove ci sono le trebbie le lasciamo per i mezzi. Se no non ci muoviamo più. Invece quelle attraverso la strada, magari una più avanti possiamo riempirla. Che non si sa mai. Adesso gira un po' subito a sinistra. Tipo
Dimmi quando sei pronto perché. Ok, perché ho la visuale interna. Un'altra cosa che adesso mi sfugge. Ah, ecco, dopo al massimo lasciamo un'andana e passiamo col Bergman a prendere un po' di paglia che magari non l'accetta proprio le balle, quindi. Perché poi non so più se più avanti lasceremo la paglia nei campi. Sì, beh, possiamo anche passare subito coltivando, coltivare con la o con la seminatrice che Ah sì. non succede niente. E la paglia se ne va. Intanto sto notando il distacco che ti dà sta trebbia, sta Sì, trincia. infatti è parecchio veloce, sì. Non riesco a starti dietro. Come la CR1090 nella È mappa uguale. Bjornholm. La salitina andare su in farm va su al massimo. Sì. Qui ci sono. Ah, un'altra linea di erba c'è. Boh. Sì, non so perché, ce ne sono due. Una ne avevo vista, adesso ho visto un'altra, che non ho mai fatto caso. Sì, vabbè, con come grande la mappa ci sta un errorino così. Poi Ah sì. non so, magari se dopo se passo a seminare così se ne va. Secondo me resta. Mi ha preso un colpo di laghi, mi sono girato tutto qua. Sembra anche Praticamente che dietro. con le impronte dall'alto, soprattutto quelle del man, sembra che lasci giù proprio i buchi. Sto Sì, notando fa le. sto effetto così, sì. Solo al man, poi il Sì, resto no. è vero. Le andane sono anche abbastanza basse. Sì, potrebbero farle un po' più alte. Però dai. Ho visto anche di peggio in alcune mappe. Sì, Vai, beh, pieno. ok. Adesso. Cioè, era meglio metterla un attimo la follow me. Eh sì. Porta il mangiù all'uscita del campo. Che io porto questo. Ancora quel bug lì dalla cabina. Anche a te ti vedo senza trattore e rimorchi, ti vedevo solo l'omino a sedere, vedevo. No, io vedo solo rimorchi, guarda. Io vedo solo l'omino a sedere, vedo io, guarda. Proprio. Aspetta. Aspetta, se riesco faccio uno screen, aspetta. volevo farla anch'io. Ah no, ecco, sei ritornato. Forse perché sei troppo vicino, Sì. aspetta. No, ora ti vedo sempre fisso. Li lasciamo qua che. Ecco, arc drift. E intanto porto sul. Trinci un attimo te che porto sul T8 io. Ok. Il man lì cos'è che tiene sui 60, no? 59 Ah, buono. Già due carichi. 52.000. Già due carichi così facciamo la trincea al 10% almeno. Più, no, non so bene quanto, però Sì. Cioè, come almeno. quella originale dovrebbe tenere 600.000. No, no, sui 900 mi pare. 900? Sì. Almeno mi pare, non è che mi ricordo molto, però. Sei già sulla trincea? Sì. Ah, non ce l'ho aperto gli AL quindi non vedo proprio. Poi, ecco di trincia. Probabilmente la cambieremo, tra qualche puntata. Adesso dobbiamo vedere magari su una un po' più piccola, la 580. Oppure la 9, no, cos'è? 870 della Jaguar. Dovrebbe Molto essere bella quella. quella. Peccato però che ha soltanto la bara per il mais, ecco. Già. Funziona anche sulle altre colture, però. Adesso, tu quant'è che vai? Aspetta che c'è il lag ora. A 20. Ok. Appena me l'ha detto andava al 130. peccato che non c'è la possibilità di arrivare. Se no, lo impostavo.
Sì, beh, qui andrebbe bene come. 130. Andrebbe bene come velocità. Eh sì. Sto pensando magari di attaccargli un carrettino anche alla trince, ma facciamo così un po'. Scendiamo e andiamo a trasportarlo, se no non. Col carrettino dobbiamo La trincia arrivare qua. però massimo tiene il Fliegel quello due assi. Sì. Invece. Che trince. Ah no, è quella della Gold Edition che tiene. Quella lì tiene anche il Bergman, quello proprio apposta per trinciato, grande, a tre Sì? assi. Ho Ah, io non ci ho provato. provato, ma è un po' troppo eccessivo, direi. Eh sì, in confronto alla trincia. Il due assi lì ci sta, ma sì, dai, però è un po' tanto. Sì. Adesso togliamo gli add. È meglio cambiare la visuale quando sei su una trebbia o una trincia, se no vi dà fastidio proprio il rumore. Dopo un po'. Ok. Ora che facciamo una gara di accelerazione. E ti batto io. So una cosa, queste trince allucinanti. Aspetta un attimo. Ah, ok. No, no. Non sto guardando la capacità, ho detto, ma qua è quasi pieno. Provo un attimo a chiudere questa qua. Intanto, quindi ne abbiamo 4 di trincee. Guardiamo. Ok. Ah, bella. Ganza. Ah, guarda l'altra, vieni qua dietro, non so se. No, vieni qua dietro. Si vede proprio la linea della trincea, che dove arriva. Guarda, si arriva proprio qua. Credo. Un po'. Ah, sì. Guarda sotto invece com'è bella. Sì. Devo aspettare. Peccato però che è così sotto, eh. Ah, Perché. perché forse c'è poco prodotto Sì. allora. Beh, Ah, più fai più viene in su. Ah, ho capito. questa qui la riempiremo tutta. Così Bella però siamo. fermata così, eh. Sì. È perché finché non la richiudi non ti viene proprio fuori. Cos'è che sono sacchi di. Boh. Ma non saprei. Eh Questo sarà sabbia, forse peso sì. questo. Qua guarda, spunta su una Dipende. ruota. Un pezzo di ruota. Adesso. Vabbè, dai, portiamo dentro i. Aspettate, eh. Guardo un po' se c'è spazio, ma sì, ci stanno. Dovremmo anche vendere i Fliegel perché non penso di utilizzarli. Massimo compriamo qualche altro rimorchio. Che rende un po' di più. Quindi prossima volta scrivetemi nei commenti se preferite trinciato di. Cos'è che è qua? Orzo o frumento, non so bene di preciso. Al campo qua del biogas che è il. Cos'è? 71, sì, esatto. Oppure che trebbiamo ancora. Sicuramente dovrò. Ops. Stavo facendo una manovra perfetta. Scusa, ma Mi ha rovinato tutto. sto parlando, mi sono sconcentrato e adesso io per poco. Vai, parcheggiato. Vabbè, rifacciamo la manovra. Oppure ecco, trebbiare, non so quale campo, magari anche questo qua, vicino. Sicuramente, ecco, ci compriamo qualche animale. Magari beef. Penso beef, ecco, perché sono lì attaccati a casa. E se magari riesco a entrare in sto garage. Oh, ok. Adesso lì ti. Occhio al New Holland. Invece, ecco, il Deutz e il John Deere sono sempre nel capanno quello a casa perché. Ci sono solo le chiavi, magari li portano via. Beh, come deposito mezzi non è male questo. No. Siamo già partiti bene. E spero che questo video. Dov'è? Eccolo qua. Spero che Qua. questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. Ecco, se non l'avete ancora fatto, anche Pugni ha una pagina Facebook. Semmai vi lascio il link, così passate, date un'occhiata. E ciao a tutti, ragazzi.
Ciao ragazzi. E al prossimo video.